E salve a tutti raga, ben ritrovati qui da Mr. Watty. Oggi per Retro Lovers andremo a conoscere Kid Icarus, un capolavoro di casa Nintendo all'epoca del NES, ma che ha coinvolto anche alcuni del team degli sviluppatori di Metroid. Infatti ha delle cose in comune che adesso vedremo. La storia me la sono dovuta andare a leggere perché sinceramente non si capisce ovviamente dall'inizio. Praticamente questo gioco è veramente interessante perché racconta che sulla Terra regnavano Medusa e un'altra, quella buona. Medusa ovviamente essendo la dea cattiva, a un certo punto viene imprigionata da quella buona e poi però Medusa ha fatto un casino e ha imprigionato la dea buona. E allora la dea buona chiede aiuto a Icarus che dal mondo sotterraneo, come stiamo facendo adesso, sta cercando di uscire e aiutarla. Mi sono fermato qua per farvi notare una cosa. Io entro in una porta, niente, assolutamente niente. E mi sembra strano che gli sviluppatori vogliano sprecare degli spazi di memoria in questo modo, soprattutto all'epoca del NES, ma a quanto pare lo fanno. Poi, come vedete, a differenza di Mario, questo platform è sviluppato in altezza, così da dare un tocco di originalità al gioco, anche se è un platform. E quindi ovviamente la difficoltà maggiore di questo gioco è di cadere, raga, perché se questo personaggio, quanta gente aiuta, se questo personaggio va troppo in basso rispetto alla telecamera, si muove ovviamente e ci sta assolutamente come difficoltà perché come vedete è abbastanza facile, quindi perché non ce la mettiamo un'altra difficoltà, però il problema è che non sparo in diagonale, cioè capisco il limite fisico magari, però è un po' un peccato, aia, non so come ma l'ho evitati. Ah, e diventano chiavi o martelli, non capisco con questa grafica non capisco. I più fan di Metroid di voi avranno notato che questo gioco è fatto anche con lo stesso motore grafico di Metroid. Per adesso mi sembra tutto abbastanza semplice. Ah, e poi c'è la morte, non so il motivo. Ah, aiuto! Mi ammazza, aiuto! Però deve proprio glitchare, cioè per chi soffre di epilessia non è il massimo. Aiuto! Quanta gente! Ma perché si è rallentato tutto? Spero sia normale. Ma che succede al NES? Aiuto. Ho preso vite. Vado via, aiuto. Incredibile, mi ha salvato la piattaforma. So, raga, che. Però c'è quel calice che. Poi vedo. Immagino che sia un bug grafico, che in realtà non era così, però. Che brutto vedere la barra d'energia spezzata a metà, purtroppo. Quindi, raga, non so veramente quanta energia ho in realtà. Ah, e tra l'altro qua non si può entrare. Strano. E come vedete di qua, raga, si può passare, ma ovviamente no. Ah, già che questi qua sono trasparenti. Ok, tutto chiaro. Il trick, ovviamente, si sono stufati di far spawnare nemici. E mettiamo queste cose. Perché se cado muoio malissimo. Ok, ci siamo. No! Minchia, proiettile quando gli succede poco. Non li ha chiamati! Mannaggia lui. Oh. E basta chiamarli. Che cavolo. Muorici, muorici. È 3 ore che ti colpisco. Oh, quanta gente però qua. Ok, vai così. Dai che. Oh. 3 ore che lo colpisco. E niente. Li chiama come se niente fosse. Va bene. Veramente figo anche. E no, Ma sì, vabbè, ma quanto è a caso questa cosa? Ma io come faccio? Aiuto. Come si fa a prevedere che dal terreno mi escono queste cose? Che sparano pure, tra l'altro. Ok, adesso sono più al sicuro. Ma ovviamente adesso gli scheletri non mi seguono più. Magari io veramente non so, però dove andremo a parare. E soprattutto questa storia io sono dovuto andare a leggere perché è cominciato proprio così a caso il gioco. Senza trama, senza niente. Abbiamo finito il livello a quanto pare. Penso che la storia si recepisca tipo a un certo punto quando vado a liberare la principessa. E da lì ti racconta magari tutto ciò che è successo. Però veramente ti butta così Icarus qua che cerca di salire giustamente dal mondo sotterraneo e quindi va in salita e ci sta, è anche un buon pretesto narrativo, aiuto. Però non ho capito perché un angelo spara. Hanno fatto proprio il ghiaccio che scivola, mannaggia loro. Ok, ci sono, il calice non so, penso mi dia energia. Ci mette un po' a girarsi, non so se è normale. Oh, ma come una porta, non si capisce. Minchia, poi come glitcha male quando viene colpito. Vinco un bonus se li ammazzo tutti. Si risuggettò velocemente il proiettile. Un minimo di tempo prima che si distruggano. Per quanto pare non posso più rientrare. Andiamo avanti. Non so cosa sia quella stanza. Ci sono ste stanze che io boh, non ho capito. E ha la sua difficoltà, devo dire, sto giochino. Complimentoni. E niente, questo mi doveva colpire. Toh, dentro sta porta cosa abbiamo? Ah, adesso c'è lo shop, finalmente. Una stanza significativa. Ah, si vede da qua. Ah, giustamente dal menu di pausa che non è chissà cosa, ma almeno è illustrativo. E quindi fa anche da pausa. E quindi mi piace molto. Abbiamo soldi, non ce n'è. Non so se si paga in vite, ma mi sembra strano. Qui non so neanche come si sceglie. Ah, forse devo. No? Neanche con lo sparo era carino.
parte che forse non ho neanche i soldi, però. Ah! Aspettate, raga, i soldi mi sa che sono quelle chiavi che io ho banalizzato. In realtà sono molto importanti per il potenziamento che non ho, però. Quindi ho solo 5 chiavi. Minchia, sti qua sono veramente pesanti, eh. Quando ci si mettono, eccoci! Però pensavo già di venire colpito. No, no, ma perché ogni volta? Ma perché ogni volta devi essere stronzo? Guarda come li chiama! Oh, minchia, non crepa! Ah, aiuto! Non so come l'ho evitato, ma l'ho evitato. Adesso non può più chiamare nessuno. No, ma come? Uno, però uno ne chiama. E adesso gli altri 5, gli altri 3. Oh, e basta. Quindi di qua cosa abbiamo invece? Stanza vuota. No, di nuovo, aiuto. Vado via, non mi interessa, vado via. Non so come sto giocando, ma l'importante è andare avanti. Minchia, qua è proprio da stronzi. Ok. Perché, raga, comunque, come vedete, anche se non è chissà cosa, fa il suo lavoro da gioco. Proprio veramente carino, ve lo consiglio assolutamente. Sono successe robe, alla fine sono entrato. Va bene, adesso provo di uscire, però. Come dice una canzone di Salmo. Tenterò di uscire, qualsiasi cosa succeda, ma provo di uscire. Ma scusami, ma se le monete sono le chiavi, perché mi venti per una chiave? Non ho capito, però non importa, andiamo avanti. Perché non ho mica ucciso lo scheletro? Vabbè, è sparito. Intrattiene soprattutto perché vuoi vedere dove andrà a parare. Perché per adesso, boh, continuiamo a salire, ma dove vuoi andare? C'è il mondo sotterraneo, d'accordo, ma cosa ci trovo? Lassù, aiuto? Non so come, ma mi sono protetto tantissimo. Mi sa che spawnano all'infinito questi qua. Io c'ho una paura a saltare che questi qua mi beccano. Bello, bello, bello così. Perfetto, lo guarda. Ti sarebbe piaciuto? E invece. Minchia, sti qua anche ancora, mi danno un fastidio. Ah no, non spara in basso, scende. Quando è possibile, ovviamente, dipende dalla piattaforma. Direi che però è assolutamente geniale, ho paurissima di cadere male. Ma che cazzo? Ma come no? Ah beh, perché c'è il blocco, c'ha anche ragione lui, però. Ah, si salta così semplicemente, guardalo. Ovviamente non ci arriva mai, ma io quasi quasi lo balzo questo qua. No, non ti faccio niente, un casino non fargli niente. Soprattutto se la piattaforma va là. Guardalo, guardalo, quanta gente. Fatality. E niente, non potevo farci proprio nulla. I'm finished, bel modo di scrivere game over. E qui, raga, mettono Sacred Words, che è un'esclusiva della versione americana, che sono sostanzialmente le password per accedere ai livelli, mentre la versione giapponese funziona a slot di salvataggio. Non so perché questa differenza. Quindi, come si scriverebbe la password in realtà? Non lo so. Vabbè, io penso di aver giocato abbastanza. Veramente, veramente intrattiene. Un ottimo gioco. Non per niente tra i bestseller NES. Io vi ringrazio come al solito per la visione. Se questo video vi è piaciuto, ricordate di lasciare un like, di commentare e di condividere. Passate in descrizione per il mio secondo canale, per Massimo, il mio canale What If Fantasy, dove ci sono film vecchi dimenticati, il sito di forgames.com dove parliamo di giochi a 360 gradi, e trovate anche i link a Amazon dei componenti PC che ho usato appunto per costruire questo mio nuovo PC. Io vi ringrazio come al solito per la visione, ci vediamo al prossimo video e ciao, Mr. What.